È terminato da poco il forum della non autosufficienza e dell'autonomia possibile organizzato dal gruppo Maggioni. Il forum si è concluso con la plenaria su Il valore del welfare al tempo del Covid e la prima edizione del premio Welfare Oggi Intesa San Paolo, un riconoscimento dedicato a tutti gli operatori sanitari e sociali per il loro impegno durante la pandemia. Il premio, istituito dalla rivista Welfare Oggi del gruppo Maggioli, che sempre più vuole essere uno spazio aperto di confronto e di incontro per il mondo dei servizi sociali e sanitari, è stato promosso anche da Intesa San Paolo. Quindi oggi noi ne approfittiamo e ne parliamo con la dottoressa Stefania Bergamaschi, direttore commerciale imprese, direzione regionale Emilia Romagna e Marche Intesa San Paolo. Buongiorno, dottoressa Buongiorno, Bergamaschi. buongiorno. Allora, partiamo quindi con la prima domanda. A un anno di pandemia, un anno che ha gravato sul nostro sistema socio-sanitario e assistenziale, l'impegno di tutti e soprattutto delle grandi imprese, il gruppo Intesa San Paolo come si è approcciato a questo mondo e quali sono le iniziative più rilevanti per il sociale? Bene, la ringrazio per la domanda perché mi dà la possibilità di sottolineare la sensibilità della nostra azienda, della nostra banca, il gruppo Intesa San Paolo, verso i temi del sociale, verso il tessuto socio-sanitario in particolare, in affiancamento ai settori tradizionali del produttivo ed economico in generale. Intesa San Paolo è intervenuta in questo anno di emergenza, di pandemia, fin da subito, attraverso una donazione di 100 milioni che è stata sottoscritta mediante un protocollo d'intesa con la Protezione Civile e che ha fornito i mezzi per poter provvedere a 2.500 posti letto nella terapia intensiva. Questo è stato, a nostro avviso, un grande contributo e un grande segnale a sostegno di quella che era la crisi che si stava delineando. Ma non c'è solo questo. Io vorrei ricordare che Intesa San Paolo è attenta ai bisogni dei più deboli, delle povertà, attraverso la distribuzione di pasti caldi, 9 milioni, attraverso la distribuzione di indumenti, di farmaci, attraverso la costituzione di posti letto in generale anche per i senza tetto e i più bisognosi. Questo si va ad integrare, viene integrato poi con il sostegno di progetti importanti sempre nel settore del no profit. Ne abbiamo sostenuti nell'anno, in questi anni, 170, quindi numeri importanti. Durante il periodo del Covid, poi la banca aderito anche a quelli che erano gli intendimenti del decreto di liquidità attraverso degli interventi propri e attraverso interventi proprio in coerenza con il decreto, e ha potuto fornire liquidità e sospendere le rate dei prestiti per le famiglie e per le imprese. Mi lasci dire che nella sola Emilia-Romagna gli interventi hanno riguardato 5 miliardi di mutui e di prestiti per oltre 35.000 pratiche. Beh, insomma, complimenti. E guardando all'immediato futuro, guardando al 2021, a conclusione del forum della non autosufficienza, quali sono i contenuti, secondo lei, che ritenete possano portare valore nel futuro, anche in riferimento alla vostra mission di essere una tra le prime in Advent? Prima di tutto vorrei ringraziare il gruppo Maggioli e tutti coloro che hanno collaborato a questo importante premio e al forum che dal 2009 viene riproposto per approfondire e studiare questi temi. Quest'anno temi fortemente incentrati sulla pandemia e sul post-pandemia. Come dicevo, Intesa San Paolo ha nella sua mission proprio il sostegno a progetti che abbiano l'impatto sul benessere comune e sulla comunità, e di conseguenza direi che questo intendimento, queste volontà si ritrovano perfettamente in questo premio, in questo forum. Noi, come banca solida, come banca di sistema, abbiamo una grande responsabilità. Una responsabilità che fin da, diciamo,
diciamo dagli inizi degli anni 2000, si è manifestata nella creazione di una banca specifica rivolta al sostegno del no profit, rivolta al sostegno anche di coloro i quali avevano difficoltà ad accedere al credito, oltre che alle fasce più bisognose del paese. Questa banca, Banca Prossima, è stata poi fusa in Intesa San Paolo e oggi ha assunto dignità di direzione, la direzione Impact, che segue con delle linee anche di prodotto e di servizio specifico alcune fasce deboli del nostro paese. Mi riferisco per esempio agli studenti. Recentemente è stato rivisto un po' il prestito per me a merito, che è un prestito d'onore che va a favore degli studenti universitari e che li accompagnano gli studi in Italia e all'estero prima che possano diventare forza lavoro nel paese o altrove, quindi rimborsare questi prestiti. Mi riferisco per esempio per me al mondo femminile, al mondo delle mamme, con il prestito Mamma at Work, che serve proprio ad integrare quello che è il reddito familiare. E ancora, per me, Studio Station, che serve invece in un momento in cui la didattica a distanza rappresenta uno degli elementi, su cui tutte le famiglie che hanno figli si devono confrontare, rappresenta un modo per dare dei prestiti a tasso zero a sostegno dell'acquisto di pacchetti software e PC per poter permettere ai nostri ragazzi di partecipare agli studi. Diciamo che questo è un po' il nostro intendimento, in maniera concreta stare a fianco delle famiglie, ma anche delle popolazioni deboli per dare risposte a questi bisogni. E come lei ha citato prima, quest'anno nasce il premio Welfare Oggi Intesa San Paolo. E come si collega la vostra mission nell'ambito sociale? Qual è il messaggio che si prefigge? La mission è quella del benessere comune, del benessere delle comunità e quindi questa missione ci piace condividerla, ci piace condividerla ed è un modo anche per ringraziare tutti gli operatori del sistema sociale e sanitario che in questo anno hanno veramente fatto un lavoro incredibile in cui hanno anche rischiato la loro vita. Quindi è un modo concreto davvero di essere vicini e di testimoniare il nostro apprezzamento. Grazie dottoressa Bergamaschi per essere stata con noi. Grazie Grazie mille. a lei, grazie a voi, a presto.